Caccia dentro i soldi o le carte. Selezionare il tipo di pagamento. Adesso scrivi il PIN e poi dopo cercate il bottone verde per dire che va bene. Vai a fare il pieno di benzina o di diesel e ti trovi il self-service di carburante che ti parla in dialetto pesarese. Tanti i cittadini che alle stazioni Eni, come questa sulla Montelabatese nella quale ci troviamo ora, tanti cittadini che sono alquanto stupiti nell'andare a fare il pieno e sentirsi un caccia dentro ai soldi dalla pompa di benzina. Eppure è questa la singolare iniziativa che Eni ha deciso di portare su tutto il territorio nazionale, 100 dialetti diversi distribuiti sulle varie province italiane. Un'iniziativa sicuramente curiosa che sta regalando dei sorrisi dopo che andare a fare la benzina di sorrisi in queste settimane ne stava davvero regalando pochi. E aspetta, dacci il tempo di fare roba. Tira fuori la carta, morte. È una novità che abbiamo da pochi giorni e l'Eni ha deciso di praticamente fare questo servizio per rendere un po' più simpatico tutta la trafila che bisogna fare per fare il rifornimento presso una stazione di servizi, e quindi magari dai, la gente si diverte a sentire anche i vari dialetti che ci sono in tutte le località. Adesso qui siamo a Pesaro, quindi è pesarese. La cosa curiosa è che la lingua locale è quella automatica, poi se uno vuole l'italiano o l'inglese o il tedesco deve andare a digitarlo. Sì, certo, inizia in dialetto perché questa volta è in dialetto, poi dopo arriva un turista tedesco e quindi digita la lingua tedesca e quindi segue la procedura in lingua tedesca. Un modo per sorridere dopo che sono stati mesi in cui, tuttora lo sono, andare a fare il carburante non è che proprio dispensava sorrisi. No, ultimamente non era veramente divertente, le lamentele erano tantissime, però dai, i prezzi stanno diminuendo, per fare rifornimento è divertente, quindi speriamo che aumenti un po' anche la clientela. Ti serve la ricevuta? Prenotala ora. Adeva fa benzina e pudop te paga la ricevuta. Va a prendere la pompa numero 1.